Potenti a parola, ragazzi, qua VaxLogi. Oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi finalmente questo mio nuovo video, che ragazzi è il nuovo tutorial, o meglio è il tutorial su come calciare le punizioni su FIFA 15. Prima di iniziare però vi volevo dire 3-4 cose principalmente. La prima è che come sempre volevo ricordare di passare da onefifa.com se siete interessati a comprare che di FIFA, e mi raccomando utilizzate il codice Axel con 2 come discount code. Come seconda cosa mi volevo scusare con voi, perché infatti era da un macello di tempo che vi volevo portare questo video. Solamente quest'anno FIFA, o meglio la EA in generale, ha rimosso la possibilità su Next Gen di provare in allenamento quelle che erano gli schemi su punizione, se possiamo così chiamarli. Quindi mi ci è voluto del tempo per raccogliere appunto tutte le clip necessarie per fare questo video. E come terza e ultima cosa ci tengo a dirvi che questo qua non è un tutorial che racchiude tutti i metodi con cui si può segnare su punizione su questo gioco, bensì quello che io reputo il migliore. In che cosa consiste questo metodo? Consiste nello scavalcare la barriera per andare a fare un ottimo gol. E detto questo, direi di iniziare col tutorial. Per prima cosa ci tenevo a dirvi un'altra cosa, perché come voi ben sapete io e l'italiano non andiamo molto d'accordo, o meglio io non sono solito utilizzare quei termini tecnici che magari altri youtuber usano. Quindi se vi interessa guardare un tutorial che vi spiegherà in poche parole, in parole povere, come calciare una punizione, questo è il tutorial che fa per voi. Se invece volete capirlo con metodi, o meglio con termini abbastanza particolari, andatevene a cercare altri. Detto questo, iniziamo subito. Allora, per prima cosa ci tengo a dirvi che, essendo un tiro che punterà a sorvolare la barriera, ci servirà utilizzare un giocatore che presenterà contemporaneamente un buon valore di forza del piede, o meglio forza tiro, e un alto valore di PCP. Con alto valore cosa intendo? Ovviamente un valore che va da 75 in su. Poi è intuitivo pensare che più alto il valore sarà, meglio sarà per tutti noi. Io in questo video, o meglio in questo tutorial, utilizzerò giocatori del calibro di Yaya Touré, Chikawi e Cabella. Una volta scelto il giocatore da utilizzare, è molto importante porre attenzione alla distanza che si avrà dalla porta, perché infatti questo tipo di punizione è consigliato per quelle punizioni che vanno da una distanza che va, scusate la ripetizione dei termini, dai 19 ai 30 metri massimo, non di più, perché infatti voi in base alla distanza dovrete dosare il vostro tiro. Ad esempio, guardiamo un po' adesso, Touré si trova ad una distanza di 25 metri dalla porta. Di quanto andrò a caricare il tiro? Beh, molto semplice, quando mi trovo a una distanza simile io sono solito utilizzare come valore di potenza le due lineette, quindi riempire per metà la barra di potenza. Ecco, è proprio questo il consiglio che vi do: se siete intorno ai 25 metri caricate la vostra potenza, ovviamente se il vostro giocatore, se il giocatore che state utilizzando non ha una potenza con un valore veramente basso, utilizzate le due lineette. E poi, detto ciò, con dei semplici ragionamenti sarete in grado di dosare la potenza anche per punizioni che calcerete a una distanza maggiore o minore rispetto ai 25 metri, perché infatti se vi troverete a una distanza minore ovviamente dovrete caricare meno la barra del tiro, se invece a una distanza maggiore ovviamente dovrete caricarla di più. Passiamo adesso al terzo passaggio: come dovete posizionarvi voi rispetto alla barriera. Come starete vedendo dal disegno è molto semplice, bisognerà affiancare l'ultimo giocatore della barriera al palo, se non affiancarlo metterlo vicino, oppure qualche volta sarà necessario proprio mettere il giocatore della barriera, l'ultimo uomo della barriera, davanti al palo. Questo varierà da situazione a situazione, però cosa comporterà? Ovviamente se affiancherete il giocatore al palo, la palla andrà ovviamente in porta, ma c'è un filo di possibilità in più che il portiere la prenda rispetto a quando voi metterete direttamente l'ultimo giocatore davanti al palo. Però in entrambi i casi sono molto alte, sono molto più alte le probabilità di far gol rispetto a quelle di non farlo. Andiamo adesso a vedere insieme, dopo 2 ore che sto registrando perché ho fatto una marea di tagli, voi non avete proprio idea, l'ultimo passaggio, o meglio cosa dovrete cliccare, schiacciare mentre andrete a tirare questa punizione. Ragazzi, cosa più facile non ce n'è. Vi basterà schiacciare, se su PlayStation, il tasto del tiro contemporaneamente dovrete portare l'analogico sinistro in avanti. Stessa cosa dovrete fare su Xbox. Ovviamente se state giocando con la in modalità classico, se possiamo così definirla, dovete schiacciare sul play il tasto cerchio più portare l'analogico sinistro in avanti. Se su Xbox il tasto B più portare l'analogico sinistro in avanti. Ci tengo un attimo a ringraziare uno youtuber americano, il cui link lo trovate in descrizione, che appunto io gli ho scritto un messaggio, non mi ha risposto perché credo che abbia quittato. Comunque il link del suo canale lo trovate in descrizione. Perché? Perché infatti ho preso da lui questa parte di video, diciamo, lui aveva fatto un tutorial simile nel 2012. Adesso ragazzi andiamo a ricapitolare tutto guardando degli esempi.
Dunque, come vedete, Cabella sta per andare a tirare la punizione. Sistemo il giocatore al palo. Ovviamente, se l'avversario muoverà la barriera, vi basterà vedere dov'è il palo e in base alla posizione del palo vi sistemerete voi il pallone, o meglio la visuale. E poi andremo a fare gol. Dopo, ovviamente, aver tenuto contemporaneamente premuto il tasto cerchio e aver portato l'analogico sinistro in avanti. Stessa cosa, come potete ben vedere, stiamo facendo adesso con Yaya Touré. Comunque, ragazzi, detto questo, il tutorial è finito. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Se non avete capito qualcosa, commentate, però vi posso assicurare, io ho cercato di farvelo, o meglio di spiegarvelo, nel metodo più semplice possibile, quindi credo che sia anche a prova di stupido. Comunque ripeto, se non avete capito qualcosa, commentate, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, aggiungete i preferiti, mi raccomando, raggiungiamo i 5000. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente a palese nel prossimo video. Ciao a tutti.